Ciao a tutti uomini nudi, oggi non c'è un unboxing ma bensì un tatuaggiozzo, perché io non ve l'ho fatto mai vedere perché ne ho già un altro, però questo qua è il secondo e poi come si sa il 2 passa al 3 e suonano e ciak prima. Io farò la parte più bella. No, sì, no. Ciak 2. Ciao uomini nudi e benvenuti in un nuovo videozzo. Questa volta siamo a... Questa volta siamo nel negozio del nostro amico che ormai conoscete tutti, Sì. Sono nel cazzo di... Questa volta siamo nello studio del nostro caro amico che ormai conoscete, Dark Angel Ink Tattoo Studios. Ciao ragazzi. Sì, che è ad Hollywood come ben sapete, anzi no, è a Chivasso, quindi se io già parto... Partiamo subito con lo spot televisivo. Vieni anche tu a Chivasso, dove potrai trovare Dark Angel Ink Studio Tattoo, il codice fiscale. Adesso mi viene in mente tutto. No, comunque siamo qui oggi per un tattoo, come vedete. Cavolo, mica vengo qui, mi faccio mettere lo stencil e scappo. Voglio dire tipo, ok, grazie, è stato bellissimo. Io direi che è arrivato per me il momento di andare. E come vedete c'è un tatuaggio un po' particolare che mi piace molto. Io ho dei gusti un po' stravaganti, un po'... easy, un po' power, un po' Riccardo, e quindi è una cosa un po' particolare, e quindi niente, abbiamo iniziato applicandomi lo stencil. Che cos'è lo stencil? Ovviamente l'immagine preparatoria per poter seguire il disegno su pelle. Ecco, vedete, altrimenti dovremmo disegnare a mano libera e... Poi parlare. Sì. Poi ho uno sbaglio, vabbè, cancella, non si può. Tanto è per sempre. Ma sì, voglio dire, un po' di laser, 15.000 sedute e sei a posto. Sì. E qualche milione di euro. Sì, vabbè, ma voglio dire, sai che sono un petroliere svizzero, no? Quindi posso permettermi anche quello. Oggi seguiremo completamente questa operazione perché il video proseguirà, poi ovvio che taglierò molte parti, velocizzerò, però l'idea è questa. Spero che il video vi piaccia, mi raccomando, se già l'idea vi intrippa, un pollice su, voglio dire, è gratis, solo per oggi. Nel caso invece volete andare a vedere la pagina Facebook, quest'uomo ne ha anche una. Hai una pagina Facebook? Sì, ho una pagina. Vai, dici tutto. Dovete digitare Dark Angel Ink Studio. Ok, la sapeva, Sì, sì. E potete mettere un bel mi piace, commentare, potete parlare con il nostro Dark Angel, cosa che non fate mai perché Minecraft non c'è più, non c'è mai, perché lui è un uomo che lavora prepotentemente e fa bene, beato lui, fa solo bene, godo per questo. E ora niente, come vedete lui sta preparando, no, voi non vedete ma vi assicuro che sta preparando tipo, c'è un macete, un'accetta, mi vuole accettare nel gruppo, capite? Con una bella accetta è quello che ci vuole. E niente, adesso poi taglierò un pezzettino e incominceremo quando inizieremo il tattoo. Sono caldo, eccoci ragazzi, pronti, caldi, asciutti, lui mi sta asciugando. Maglietta da no. Questa è una maglietta, non è DNG, è DL. Dammela, limonami. Sì, questa è di Dark Angel Ink Tattoo Studio. Sentite, questo è il trapano colonna. È un assaggio del... Ah, mio Dio, che dolore, sto morendo. No, non è vero, non sto ancora morendo. Va bene, va bene. Lui ne sa un sacco di tatuaggi, come se fosse un tatuatore, tipo. Wow. Uno è morto, al cinema. Lui è un maledetto, mi fa ridere mentre mi tatua, io non posso muovermi. Iniziamo con la stella, è una cosa molto particolare, molto carina, è una vita che lo volevo fare, poi tra una balla e l'altra non ce l'ho mai fatta. Dark Angel Ink Tattoo Studio. Oh. Tutto attaccato, eh? Sì, oh, se lo fate tutto staccato siete tutto attaccato. Va bene, le info metto i link, dai. Ci saranno tutti i vari link dove voi cliccherete e Marco guadagnerà 1 milione di euro. Voglio dire, mica cazzi, qua andiamo giù pesanti, se no niente. Il tatuaggio in pratica dalla parte centrale è fatto, è iniziato la testa del serpentazzo, che poi non è solo un serpente, ma non stiamo qui adesso a stare a fare troppo quelli, i filosofi della ceppa, perché noi filosofi non ci piacciono.
Mi sta mettendo la vasellina, non pensate male, per favore, io già sto pensando male. Voglio dire, i punti un po' più bastardi dove farti i tatuaggi, quali sono? Tipo, perché qualcuno magari dice adesso, tipo, qual è il punto per iniziare a farsi il primo tatuaggio? Sicuramente le braccia. Eccolo lì. Le braccia, ragazzi, tipo, avete presente tipo il marinaio, quello prima della scritta. Ecco, conviene, iniziate da lì che andate bene. Un braccio è un parte superiore, sicuramente. Consiglierei per iniziare costato, gambe, che tanti partono. Bulbo oculare, nel senso evitiamo queste cose. Sì, sì. Se uno di voi si scrive Dark Lucifer, glielo pago io il tatuaggio, se direbbe, giuro, glielo pago io. Adesso mi ha passato un po' di cose sconce, ora ancora più sconcità, come vedete. Non ve lo dico più che vasella, perché poi veramente qua, altro che uomini nudi. Io sono nudo comunque, sappiatelo! Dietro a questa quando, telecamera quando si fa nudo. Sì, mi tortura, ditegli qualcosa, oh mio Dio. Voi non sapete, non vi rendete conto il dolore che sto provando. Tanto mi sto bevendo un caffè Lavazza. Anzi, il caffè La Mazza. Gusto ricco, amici picco. Un po' come guardare in tele questi qua, Miami Ink, così. Io voterei Marco per farlo andare a Miami. Questo si lasso Ink. Ah, cose belle fresche. Ghiaccioli al gusto tatuaggio. Ogni volta che attacco il video vedete che mi metto la vasella utilizzata nelle migliori prigioni di Caracas. Nelle peggiori non la usano, quindi vi lascio immaginare, insomma, lo sfregamento tra i corpi non è bello, eh. Oh, magari la testa del serpente farla magari colorata, no? Tipo un verde, un venditore, cioè verde cavazzale. Sì, diventa una moto. Adesso Lilith, quando insomma dovremmo fare sconcerti, di avere la patente della moto, perché io sono un 1200, 110 cavalli, sì. Per la prima ora, poi basta, mi comincio la calatica. È uno Z1000. Vasella. Che ve lo dico a fare. Ormai sono invasellato. Oggi potrei entrare in tubi molto più stretti di me. In filo di braccia. Il prossimo video sarà i 1000 utilizzi della vasellina. Però non vorrei essere io quello, insomma, che deve subire. Vorrei fare il video e basta. Io sarò solo il regista di tutto questo. Marco attore, protagonista, eccetera. Gli lascio volentieri questa cosa. Sapete com'è? A questo punto, insomma, essere io il protagonista di questo film, magari me lo avanzo volentieri. Sto contorcendo il braccio. Sì, no, tra un po' sentirete crack. Non prima di fare questo tatuaggio era pure bravo. Sì, riuscivo addirittura a scrivere. 2, ma... Sì, no, non riuscivo a scrivere, giocare a Horizon 2, ma dopo... Adesso è un tatuaggio. Sì, non ho un braccio, ma un tatuaggio. E voglio dire, mica, bisogna anche avere delle priorità nella vita. Dovete capire che il problema di farsi il tatuaggio da Marco non è il dolore o altre cose, è che ridete troppo, vi muovete. Tra un po' vedrete la linea che arriva fino qua alla mano. Ok, eviterò di ridere, giuro che non rido più per 5 minuti. Giustamente il signor tatuatore mi ha detto, e che cazzo, non rida signor Dark Lucifer, ha ragione. Non sto ridendo. Dai, chiediamo qualcosa di bello interessante. Per esempio, quali sono i mesi migliori per farsi il tatuaggio e quali no? Sicuramente i mesi migliori sono quelli in cui fa meno caldo, ma più che altro per voi, comunque siete meno esposti al sole, o comunque non dovete fare rinunce del tipo non andare in piscina, non andare in mare, non fare la sauna, eccetera. Bello, vedi, noi potremmo adesso spiegare un po' queste cose che possono interessare tantissimo, sì. Perché magari pensano, c'è chi pensa, no, se faccio un tatuaggio, boh, devo star chiuso in una camera iperbarica per 9 mesi e morire lì. No. Come funziona? Tipo, ho fatto il tatuaggio, io oggi mi hai fatto questo tatuaggio, vado a casa con la vasellina ovunque. La mia è impacchettata. Ecco, e poi che accade? Accade che devi contare 3 ore dalla fine della seduta, passate queste 3 ore e puoi tranquillamente togliere il... Sono un pugile. La pellicola. Sì. E fare un lavaggio con acqua e sapone neutro, sotto acqua fredda o tiepida. Poi una volta che hai il saponato massaggiando puoi risciacquare,
una volta che eri sciacquato prendi della carta da cucina igienica, ah no, ok, no, semplicemente carta da cucina Scottex, lascia residui, esatto, facciamo pubblicità alla Scottex, ah già, tanto non mi paga, non mi pagherò mai, che cazzo. E niente, si asciuga tamponando, mi raccomando tamponando, sì, non mai sotto sopra la vostra crema. Una volta si utilizzava molto la vasellina. Ma basta la vasellina! Per curarla c'è ben altro, c'è Levante, no? È meglio. Creme alla calendula, piuttosto che altre cose. Basta vasellina, io dico no alla vasellina. No alla vasellina, sì, questo è lo sport. Infatti, come vedete, ora mi sto mettendo la vasellina. Per lavorare sì, difficilmente trovi di meglio. Vasella, voglio dire. Poi dipende anche che lavoro fai, però normalmente la vasella è usata molto in vari campi. Dopodiché stiamo parlando della cura. Sì. Il lavaggio che andrai a effettuare va fatto tutti i giorni, una volta al giorno. Mm-hmm. Una volta e non di più. Una volta al giorno vi lavate? Il tatuaggio troppo spesso. Il punto è non lavatevi, punto. Non lavate il tatuaggio spesso. Sì, sì. Voi lavatevi, sì, sì. Può piacere. Spesso, certo, il culo te lo puoi lavare. Di continuo. No. Non usate la vasellina però anche per il lavaggio anale, perché poi sarebbe troppo semplice inserire il gel. Il discorso è importante, oltre che curare il proprio tatuaggio, curare vuol dire soprattutto, forse anche prima della ferita stessa, che vabbè, ferita non è certamente, comunque è importante preservare il colore. Per questo motivo si consiglia sapone neutro, perché non contiene alcol o comunque altri composti chimici. Sì, per evitare che il colore, sì, se ne va. Esatto. Ecco. Importantissimo. Se no tanto vale, dovete farvelo ribattere una volta alla settimana, non ha senso. Poi un'altra regola importante, ragazzi, coprite i tatuaggi dal sole. O comunque mettete una crema, sì, un filtro solare, perché sennò non serve a niente, spendete dei soldi e soffrite inutilmente. Sì. Perché il sole lo brucia. E lo fa diventare verdastro. Verde. Verde blu, erbaccia, una roba. Sì. Il chiosso è nero, cioè, le nostre magliette sono nere, quelle di oggi, se le appendiamo due giorni al sole diventano grigiastre, è schifo. Quindi dopo che hanno fatto tutto questo basta? Basta, e la crema va messa almeno tre volte al giorno, ovviamente quando si mette crema su crema senza lavare, perché si lava una volta sopra. Non esagerate con la crema. E poi dopo tipo 2-3 mesi dal tatuaggio, quando è già bello e figo e potete andarci in giro come volete, e serve ancora mettere qualche cosa sopra ogni tanto, a parte la protezione solare se vuoi. Ma in realtà se vuoi avere un tatuaggio bello tutta la vita, devi pensare che il tatuaggio è all'interno della tua pelle, ma di conseguenza se vuoi mantenerlo bello devi mantenere bella la tua pelle. Ciò vuol dire idratare la propria pelle dopo ogni doccia o bagno che sia. Perché? Perché comunque il sapone un pochino altera, sì, non dico il pH, però quantomeno toglie il sebo, parte del sebo. Infatti la pelle poi rimane secca. Esatto, toglie il grasso naturale della pelle il sapone. Allora noi per arricchirla immediatamente ed evitare che il tatuaggio diventi brutto. Vasella? No, basta una crema da corpo e non stiamo a far nomi. Ok, niente nomi, se non mi pagate, pagatemi, io dirò nomi, cognomi e indirizzi. Ma sì, diciamo, Nivea, Dave, tutte quelle che conoscete. Adesso però pagatemi lo stesso, l'ha detto lui. Quelle che volete, tanto sono tutte uguali. Sì, però non voglio massacrare. Sì, sì, mi piace quando mi massacrano, io lo adoro. Sì, infatti dopo gli ho detto spaccami anche uno sgabello sulla schiena, che insomma io ci prendo un po' gusto dopo un po', dai, dico ancora più forte, dai. Dimmi che sono una cattiva persona. No. Insultami un po'. Lui è a Chivasso, precisamente dove? In via Bertola numero 5. Ma hai detto proprio via Bertola numero 5? Sì, proprio via Bertola numero 5. Allora, questo video sembra una pubblicità estrema, però devo essere sincero, mi farebbe piacere che chi è veramente interessato, non perché volete farvi il geco così estivo, vabbè, sarebbe una pazzia, però chi è davvero interessato, che adora questa cosa, il tatuaggio in sé lo adora davvero, venisse a provare, perché veramente fa delle cose incredibili. Io purtroppo non gli do mai la possibilità di fare quelli super colorati, lui mi odierà per questo da tutta la vita, perché fa delle cose veramente assurde. Però se volete vedere quello che già ha combinato ad altre persone, che dite, ma è una cosa brutta ma invece è bella, guardate sulla pagina Facebook, pubblica un sacco di foto proprio dei tatuaggi che ha appena fatto eccetera, e vedete delle cose incredibili. Voi non vi rendete conto di
anche quelli, soprattutto quelli colorati, che ovviamente lì si notano anche le, magari le sfaccettature del colore e tutto, e sono incredibili. Sembra davvero tipo la carpa che ha fatto, stavo dicendo la capra, la carpa che ha fatto, sembra vera, sembra una carpa appoggiata sulla pelle della persona, incredibile. Quindi ragazzi, merita davvero, anche se venite da Milano, da Genova, non mi interessa se è un tatuaggio che è fattibile in un giorno, soprattutto se non dovete pernottare, e comunque provate, che veramente ne vale la pena. Alla manina dolce, e adesso vedete che mi taglia un braccio. No, veramente, sappiate che io ho una fobia estrema per gli aghi, nel senso proprio li odio. Io se vado a farmi una vaccinazione svengo, se vado a farmi un esame del sangue svengo, vado a casa, mi buco con qualcosa, svengo. Invece devo dire che qua zero proprio, se mi mette, vi metterà a vostro agio, state qui, vi fate quattro chiacchiere, sparlate di me, se volete verrò anch'io a tenere come, però è veramente bello, nel senso che non sentirete un cavolo e il risultato però c'è. Sembra che ve lo fa con quelli lì da, quelli ad acqua, no? Che tampona la spugna e poi toglie quello, bam! È vero, prima o poi un super tatuaggio colorato, giuro che lo farò anch'io, così sarà felice, però lo disegnerà lui da zero tutto, nel senso proprio, bam, mi dice ti piace? Sì, vaffanculo, giuro. Va bene. Perché giustamente dirà che palle, se mi piace neri lì, ma no, tu vedi i coglioni, lo so. Special guest, sì, il colore, che di solito... Sì, perché ho deciso che in pratica il mio braccio sinistro sarà più dedicato a quelli monocromatici, quindi il Maori, visto che abbiamo iniziato proprio con il Maori, questo qui. E invece il braccio destro sarà un po' più legato a cose che mi piacciono, magari anche colorate, tipo se mi vuole disegnare un pesciolino enorme, può farlo, potrà fare quello che vuole. Voglio... Volete sapere cosa stai mettendo? No, non ce n'è bisogno, credo. Perché inizia con la V e finisce con asellina. Ti sanno ormai. Ok, il signor tatuatore si sta mettendo i guanti neri. Che il guanti... Per l'ispezione. No, 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 no. Ciao! devo andare, non basta. Sta facendo anche il riflesso sull'occhio, rendetevi conto. Un occhio che è grande, tipo una... Non so come spiegarlo, cos'è? 2 mm una cosa riesce a farlo. Piange sangue. Vedi? Piange. Guarda, guarda te. Piange l'occhio sangue. Piange. Miracolo! Miracolone, lo voglio vedere. Piange sangue, ragazzi. Guardate. Chiamate padre Maronno. Bellissimo. Bellissimo. Ah, adesso diventa lucido grazie ad una cosa che... La vasellina. No, oggi non abbiamo ancora nulla. Ecco, la vasellina. Mi ero depilato di perché qua anche i genitali mi sono depilati. Sa mai, sai, all'utilizzo. Nel caso, se la pelle si allunga, se si allunga sapete. Ragazzi, direi che il tatuaggio è finito proprio in questo momento. Come vedete qui è finito, qua era già finito, quindi che ve lo faccio vedere. E che altro dire, spero che guarderete la pagina di Dark Angel Ink Tattoo Studio. Esatto. Per farlo sono dovuto andare a scuola a Oxford, piccolo paesino della Valpadana. Comunque, andate a dare un'occhiata alla sua pagina, tutti i link utili li trovate qua sotto nella descrizione. Ora una bella ripresa al signor tatuatore. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, vi aspetto qui in studio. Se volete anche una consulenza gratuita a parlare del vostro futuro tatuaggio o di ciò che avete in mente, niente, vi aspetto qui, ok? E dove siamo? Siamo a Chivasso, in via Bertola numero 5, nei pressi della stazione. Sì, chiedete, fate, navigatore, messaggi, facilmente, mail, cose, pagina Facebook, mi raccomando, un bel mi piace, seguite perché sì, ne vale davvero la pena. Sì, seguite sta pagina Facebook perché ne vale la pena. E un like ogni tanto, perché cioè ho tipo 800 e fischia like sulla pagina, ma like su vari tatuaggi pubblicati, ben pochi. Perciò, io li metto. Cioè, e li voi? Vedete, allora visto che li vedete è un like, ma sì, dai. Bravo. Boh, quindi un salutone grande, alla prossima. Ciao, ciao belli!